Liberi.tv al mercato di Testaccio. Siamo in compagnia di Giorgio, che ha un suo box qui all'interno molto particolare. Un prodotto che una volta era di nicchia, quello per i celiaci, che adesso si affaccia in questo meraviglioso mercato. Giorgio, da dove si comincia? Allora, cominciamo innanzitutto da Testaccio. Abbiamo iniziato qui questa avventura per cercare di rendere il cibo senza glutine democratico. Cioè, abbiamo visto troppe volte il fatto che il prezzo del senza glutine dato dall'alto costo del prodotto salisse vertiginosamente, non consentendo alle persone quindi di poter fruire, anche se avevano un problema di salute e non era quindi per moda o per tendenza che sceglievano di mangiare senza glutine. Il discorso è che stiamo tentando di ridurre i nostri margini, portarlo dentro al mercato e renderlo fruibile alla più grande maggioranza di persone. E questo come lo facciamo? Per esempio abbiamo strutturato un pasto per gli studenti under 26 e anche per gli anziani oltre i 65, e con il quale praticamente con 5 euro riusciamo a dare un primo, un fritto e una bibita da bere. Quindi diciamo che fondamentalmente stiamo riscuotendo un discreto successo, perché questi prodotti a questi prezzi sono introvabili nel mercato. Normalmente chi si affaccia a un tipo di prodotto come questo o è celiaco o ha un parente celiaco. Nel tuo caso? Allora, io non sono celiaco, però ho un'intolleranza, quindi sento comunque la necessità di dover mangiare senza il frumento. Diciamo che sono partito da questa mia necessità per decidere di provare a intraprendere questo percorso. Vediamo, insomma, ecco. Una box molto rappresentativo, ovviamente hai una squadra, come lavorate? Cioè, com'è la vostra giornata tipo? Allora, innanzitutto noi, essendo all'interno del mercato, decidiamo di comprare tutti i nostri prodotti all'interno del mercato, all'infuori delle farine che sono specificatamente prese nei canali distributivi del senza glutine. Però generalmente prendiamo tutti quanti i prodotti che riguardano l'ortofrutticolo all'interno del mercato, di modo da azzerare i costi di distribuzione. Questa cosa, diciamo che è il nostro motore, perché ci consente uno, un'elasticità nella spesa, possiamo cambiare il menù molto rapidamente, non abbiamo contatti ferrati con i distributori e quindi con i fornitori, e ci consente fondamentalmente di seguire la stagionalità delle cose. Quindi sappiamo che passiamo da un periodo dei carciofi a un periodo delle melanzane, per cercare fondamentalmente di essere sempre al passo con il cambio delle stagioni e soprattutto cercare di consumare soltanto prodotti italiani. Fino a qualche tempo fa il cibo per celiaci esisteva, ma non era particolarmente appetitoso. Adesso noto, anche andando normalmente a fare la spesa, non sono celiaca, però mi piace comprare talvolta prodotti per celiaci, noto che sono migliorati anche proprio nella qualità, nel sapore. Per esempio la pasta tiene la cottura. Ecco, spiegami com'è cambiato proprio l'approccio anche di chi produce, di chi fa cibo per celiaci, per arrivare anche ad essere competitivo dal punto di vista della golosità. Certo, allora diciamo che fondamentalmente c'è stato un cambio perché i consumatori crescevano. Il fatto che i consumatori crescessero ha condizionato i grandi produttori, quindi sia i grandi produttori di farine, sia i grandi produttori di industria alimentare, di provare a studiare un prodotto che non fosse il panino da farmacia, cioè nel senso quel pane preso asettico totalmente, perché essendoci una larga fascia di persone che hanno necessità di mangiare in un certo modo, hanno deciso di investire le grandi aziende proprio per far fruire il prodotto al maggior numero di persone possibile in maniera gustosa. Noi che cosa abbiamo fatto? Ci siamo voluti tirar fuori comunque da questa logica aziendale molto grande, quindi fuori da tutta la logica della GDO, della grande distribuzione organizzata, ma abbiamo deciso praticamente di cominciare a studiare noi il nostro prodotto. Noi facciamo una nostra miscela di farine, che sono composte da tutte farine ovviamente senza frumento, quindi da quella del mais, a quella del riso, alla farina di quinoa, alla farina di cocco, alla farina di mandorle. Utilizziamo molte farine, cercando di creare quello che il grano fa naturalmente,
attraverso un'alchimia, che dobbiamo creare quell'alchimia di prodotti che insieme possono dar luogo quasi a quella lievitazione che ha soltanto il frumento. E stiamo cercando praticamente di tirar fuori un prodotto che comunque non sia privo di gusto. Sono farine queste molto complesse da utilizzare, però se capite, se riescono a lavorare e a ottenere un prodotto di risultato. Abbiamo capito che bisogna essere bravi per fare e lavorare prodotti per celiaci. Voi avete questo merito, questa medaglia, quello di aver fatto del cibo di strada, il cibo take away, anche un cibo che può essere funzionale per i celiaci. Allora, in questo, così diamo anche un senso al fatto di essere qui, come sta andando l'affluenza di questo take away con un approccio completamente diverso, perché è un approccio per celiaci? Allora, sorprendentemente sì, sta funzionando, e diciamo che abbiamo stimolato con tutto il gruppo una curiosità nei ragazzi, che anche quelli che non hanno magari propriamente il problema e quindi non sono intolleranti, non sono celiaci, si affacciano e cominciano ad assaggiare le nostre cose, rimangono soddisfatti, ritornano e poi sono anche affascinati dal prezzo. Obiettivamente il prezzo, essendo molto competitivo rispetto anche alla logica proprio del mercato, riesce ad attirare sempre più consumatori. I ragazzi sono contenti, i signori sono contenti, quindi fondamentalmente penso che stiamo facendo un buon lavoro, ecco. E l'ultima cosa che ti voglio chiedere, per chi non è di Roma, chi non fosse romano, come trovarvi? Cioè, il turista cinese, giapponese, brasiliano, indiano che viene a Roma, come vi trova? Allora, deve chiedere assolutamente di Testaccio se viene a Roma, perché Testaccio è proprio l'anima pulsante, il cuore pulsante di Roma, dove tutto è nato, dove è nata la squadra della S Roma, se siete simpatizzanti o no, però comunque è un punto dove bisogna passare necessariamente. Per arrivare qui bisogna chiedere del mercato di Testaccio e del vecchio mattatoio a via Beniamino Franklin numero 12, mercato di Testaccio, e il box è il numero 57. Mi sembra che abbiamo detto tutto, adesso la piazzetta si anima anche con il concerto, e quindi una bella piazza nella quale c'è sempre una grande attività.